c'è qualcosa lì con lui. Sei pronto? Da qui io non ho sentito il sospiro. Qua. Perché ci finiscono qua? Benvenuti in un nuovo video di SHT TV. Siamo qui con Giulia, già la conoscete. Ciao. Sul nostro canale. Oggi è qui con noi per fare l'indagine. Ci darà una mano, come sempre. Senza paura, perché lei è coraggiosissima. E siamo a Perugia, in un castello pazzesco, grande e con tanta storia. Ovviamente non c'è molta visibilità, però intanto già qualcosa si vede. Accenderò. Forse si accende. Ancora ci sono dei bellissimi affreschi intatti, essendo un castello già immaginate quanto può essere grande. Gli altri ragazzi stanno esplorando l'altra parte del castello anche per trovare i sotterranei, perché sappiamo che c'è anche una sala torture e c'è anche un pozzo dove buttavano i cadaveri, quindi anche quello sarà una cosa un po' interessante. Stiamo salendo al piano superiore. Castello che ancora, con tutto che è abbandonato, è abbastanza integro, strutturalmente specialmente. E stavamo dicendo con Giulia che sul muro ci sono dei simboli, sicuramente avranno fatto un escape room. Guardate che cos'è. Sì. Andando avanti nei piani si trovano anche delle frasi sul muro. Al primo impatto ci dà una buona sensazione, che quella non guasta. Bagno. Le frecce ancora continuano sul muro. Stasera infatti non vedo l'ora che accendiamo anche lo spirit box e il K2. Poi come sempre Giulia già ha detto che si chiuderà in qualche stanza. Sì, sì, assolutamente. Da sola. Per vedere di interagire e mettersi in contatto con qualcuno. Bellissimo. Qui ci intima. Se vogliamo seguirlo o meno. Diceva di trovare le lettere, noi non le abbiamo trovata. Vediamo anche noi su questa cosa. Sopra la parte del tetto. E che pensi, che non c'è niente? Non lo so, sopra la soffitta. Non so se comunica a qualche torre, ma non credo. Vedi quanto è alto qua. Come poi vedremo. Posso provare a salire? Ma fai? Sì, sì. Che la torre la fa. Non devi solo tenere la torcia. Tanta prima guarda sempre il pavimento, mi raccomando. Sì, sì. Altre entrate, due o tre sicuro. Sono piccole.
E sicuramente portano a fare un giro di tutto il solaio sopra. Volevo vedere, ma se tante volte ci fossero, capito, sti sotterranei che in realtà magari sono segreti, no? E stanno in altri posti, dato secondo che... me però li troviamo sotto. Però bisogna entrare da un'altra parte. Una cucina. Una parte. Adesso siamo arrivati, cominceremo la nostra indagine, come al solito è un nuovo video degli SHTTV, c'è Giulia e c'è Valerio che ci daranno una mano alla nostra indagine, speriamo di trovare qualcosa di interessante e intanto ci accendiamo all'entrata. Sì, questa dovrebbe essere la chiesa. La chiesetta. Però non c'è quello che ho visto io, c'è noi. C'è quello confessionale. Cominciamo da qua e poi andiamo su, se no le frecce dove ci portano. E poi andiamo a cercare i sotterranei. Ah. Io ho già sentito il rumore. Ho sentito anch'io. Ho sentito una cosa del struscio. Sì, eccolo, sentito? Allora, intanto accendo pure lo zoom. Okay. La sento? Oh, sì. Senti? La sento? Oh, sì. Senti? La sento? Oh, sì. Senti? Sono noi? Allora, sì. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno può fare un rumore per favore? Ci potete confermare la vostra presenza tramite questi strumenti? Abbiamo sentito i rumori di sopra quando siamo entrati. Puoi rifarlo per favore? Hai spostato qualcosa? Comunque la telecamera dovrebbe aver ripreso il muro. Era accesa? Sì, era accesa. Qualcuno è rimasto qui in questo castello? Puoi dimostrarmi la tua presenza con un rumore, anche un piccolo rumore?
Si sentono i rumori, eh? Lo può fare ancora? Puoi fare un rumore, per favore? Vuoi che veniamo su? Non sono riuscito a pulire la traccia, ma Giulia ha sentito chiaramente Monia dal vivo. Allora, sto registrando. Io parlo, voi siete autorizzati ad avvicinarvi o farmi illuminare lo strumento? Allora, sono venuta da sola perché magari così è meglio e state più tranquilli. Siamo venuti con tutto il rispetto possibile. Quindi io vi chiedo di illuminare lo strumento in modo così io posso capire se siete qua.
Allora, ho saputo che qua ci sono state un sacco di battaglie, c'è stata anche una camera delle torture e io sono convinta che voi siate molto turbati, per questo o parlate tutti insieme o nessuno mi parla. Ho sentito che c'è una voce femminile, quindi ci sta anche una donna. Se non mi sbaglio, dallo spirit box ho sentito che il nome è o Monia o Monica. Quindi, può qualcuno illuminarmi lo strumento? In modo che io posso capire se c'è qualcuno qua con noi? Ok, grazie che mi hai fatto illuminare lo strumento, ma purtroppo in quel momento la videocamera si era spenta. Me lo fai illuminare di nuovo, per favore? Trovo la chiave. Siamo saliti sopra. Adesso mi fai sentire se ci sei? Mi hai fatto sentire dei passi quando ero sotto. Puoi ripasseggiare per il corridoio? Senti qualcosa? Sento delle voci lontanissime. Dove ti trovi? Che sono? Un fischio. Lo so, sì. Hai sentito?